attivamente. Radio Venere attiva la tua giornata. Stamattina vai Uggiano, senza prescia. Patroni, innocenti, darò lavori a tutti loro, memmo cresci l'economia, sarre che c'è sprotantia. Calma ci vuole e cambalia, calma ci vuole, ci vuole karma, karma ci vuole per arma mia, calma ci vuole e candalia. L'aria fresca d'un mattino e più così commette mai e mi scorde tutti i guai. Karma ci vuole e candalia, karma ci vuole, ci vuole karma, karma ci vuole per arma mia. Ci vuole karma e candelia, anche secondo noi, non solo Fabio Magagnino, che abbiamo in collegamento telefonico, che salutiamo. Ciao Fabio, ci senti Fabio? Sì, ti sento bene. Ok, tanto grazie per essere qui ai nostri microfoni. So che non è neanche facile, perché ho visto appena ora su Facebook che la serie dei tuoi appuntamenti è abbastanza fitta. A partire da oggi, 2 aprile, Roccella Ionica, sala consigliare, poi 4 aprile a Bovalino, addirittura due serate, perché sarai alle 19 al Caffè Letterario a Bovalino e alle 23.30 al Blu Dahlia. E poi il 5 aprile giochi in casa, il 5 aprile Colonia Marina. All'ombelico della luna. Bene, Fabio, intanto vorrei fare un po' un conosciamo Fabio Magagnino, perché oggi sei solista, ma dal 94 al 2008 hai collaborato, hai fondato anche parecchi gruppi e molti progetti, suonato anche grazie ad Eugenio Bennato in molte località europee. Poi nasce questa consapevolezza, mi verrebbe da dire,
nel 2012, se non sbaglio, di intraprendere un percorso musicale tutto da solo. Si può dire ad oggi una scelta questa premiata? Io penso sì, sicuramente. Ma è stata una scelta che ha avuto una lunga gestazione, ma devo dire che sì, mi dà le mie soddisfazioni. In realtà il percorso comincia già con Scialaruga nel 2008-2009, perché Scialaruga è più che altro una sorta di mio pseudonimo, era una band, però come dire, in Scialaruga già avevo cominciato a comporre, scrivere le mie canzoni, e poi ho semplicemente cambiato nome, ecco, anziché firmarmi Scialaruga ho cominciato a firmarmi col mio nome, insomma. Degli altri gruppi, quelli prima di Scialaruga, c'è qualcosa che senti ancora tuo, che questi gruppi ti hanno lasciato di più rispetto ad altri? Guarda, sì, non rinnego assolutamente nulla quello che ho fatto, anzi, diciamo che c'è molta mia ricerca personale in quei percorsi, in particolare tutto il percorso che ho fatto con Mimmo Cavallaro, che è cominciato già molto presto. Sì. Abbiamo formato diversi gruppi, abbiamo formato Follia, poi abbiamo formato i Tarancan, che poi si sono trasformati in varie esperienze come Caracolo Full, insomma tutto il mondo della musica popolare è entrato a far parte ormai del mio DNA. Successivamente, a partire da Scialaruga, tutto quell'esperienza me la sono messa alle spalle, ma come dato acquisito, nel senso che l'ho assimilato, e ho cominciato a cercare altro. Fabio, sono Emilio, ho una curiosità, perché comunque insomma un musicista vive tanto il contatto con il pubblico e quindi c'è un'importanza particolare con i live, per cui volevo chiederti qual è il concerto che ti è rimasto più nel cuore, quale potrebbe essere il concerto più bello che hai fatto. Ad esempio un gran bel concerto secondo me è stato quello del Rocella Jazz Festival, dove c'è stata anche la collaborazione con il trombettista tedesco Burkhardt, quindi insomma chiedo a te a quale concerto sei più legato, ecco, diciamo così. Guarda, sì, hai menzionato quel concerto che è stato veramente oserei dire meraviglioso per me, naturalmente. Io l'ho vissuta così, c'era un'atmosfera magica, un po' la location era perfetta, un po' il pubblico è stato grandioso. Però ti dico la verità, tempo fa, quando ancora appunto suonavo musica popolare con i vari gruppi, con Cosimo Papandrea eccetera, ricordo particolarmente una mia amica che si è avvicinata mentre stavamo suonando in un mercato accanto a una gente che vendeva le salsicce. E questa mia amica si avvicina da me e mi dice: Fabio, io ti ho visto suonare in diverse occasioni nei teatri, nelle piazze, e adesso anche qui in mezzo alle bancherelle che vendono, dove vendono insomma salsicce e cose varie, e tu suoni sempre allo stesso modo, dai sempre il massimo sia tra le salsicce che nei teatri. Quello è stato uno dei complimenti che più ricordo con piacere, perché devo dire che effettivamente io suono per la convivialità, e la convivialità, cioè, questo è proprio il mio scopo, per questo faccio il musicista. Posso... bellissimo. Diciamo plurale, così. Prego? No, penso a una cosa bella, cioè nel senso, come dire, dai da bere anche alla tua anima, evidentemente, quando suoni, se appunto suonare davanti, diciamo, a una persona o a un numero di persone più alto ti produce comunque emozione, ecco, quindi appunto è una cosa molto bella di come vivi la musica. Sì, diciamo che io, il mio fine non è la musica, la musica per me è un mezzo che ho scelto, forse mi ha scelto, per questo scopo, per il fine è la convivialità.
io suono molto, con molto piacere davanti al caminetto con 3-4 persone che mi ascoltano, e poi ovviamente, voglio dire, l'emozione di aver suonato in vari palchi importanti, in Europa abbiamo suonato, in Germania, in Francia, abbiamo suonato in Uruguay, insomma abbiamo suonato dappertutto, e anche quelle sono delle belle emozioni, però ripeto, io cerco di dare il massimo e mi diverto sempre. Altra domanda, abbiamo Pasquale. Prego. Sì, ciao. Volevo chiederti quanto secondo te è importante il nostro dialetto nell'attuale società calabrese della Locride, e quanto è fondamentale per un artista nato e cresciuto in questa terra scrivere e comporre non dimenticando da dove proviene, ma anzi ricordando le tradizioni e la storia, mischiando le temi prettamente attuali e fondamentali presenti nei nostri territori, come fatto anche ultimamente. Ovviamente è importante, ma io sono uno che brucia le tappe, nel senso che a un certo punto, per un certo periodo, mi sono ubriacato al vino della riscoperta delle nostre tradizioni e ci sguazzavo dentro con molto piacere. A un certo punto mi sono reso conto che però non bisogna guardare soltanto all'indietro, insomma, ma bisogna guardare avanti, e io ho cominciato a usare il dialetto in modo diverso, ho cominciato a montarlo, a levigarlo, a far, come dire, mi sono fatto influenzare da altre lingue, dalle lingue europee, ho cercato in qualche modo una sorta di metalinguaggio, ho distillato dalla calabrese, dialetto calabrese, e le sonorità, i suoni che mi interessavano, al di là della provenienza geografica. Ed è quello che faccio anche con la musica, quello che sto cercando di fare, cioè cercare quei passepartout che mi permettono di dialogare non soltanto con chi capisce il calabrese, ma anche fuori regione. Una domanda che è stata fatta a qualunque cantautore di ogni tempo: scrivi prima la musica e poi i testi, oppure viceversa? Io non ho una regola in questo senso, devo dire che sostanzialmente mi arriva, perché io confesso che a volte mi arrivano queste melodie, non so da dove. Io quello che posso fare è creare le condizioni affinché quando arriva una melodia, non so da quale dimensione mi arriva, io sia abbastanza sveglio per accoglierla. E in genere mi arriva prima la melodia, però a volte a me succede che devo raccontare una storia, mi immagino delle persone, mi immagino dei fatti e io devo raccontarli, e quindi quasi contemporaneamente immagino questa scena come per scrivere un film, quindi immagino questa scena e immagino la colonna sonora di questa scena che voglio raccontare. Molto, molto interessante questa tua visione. E proprio di melodie, Fabio, io manderei la tua ultima melodia, Sirico, che poi parleremo, sarà anche nel tuo prossimo album Bioma. Intanto io, se tu sei disponibile, la sentirei, la ascolterei assieme a te, e poi torniamo per qualche domanda su questa canzone. Ok. Come no.
la terra che hai lasciato, la terra di Adamo ed Eva, giardino damascato, di quando Dio sorrideva, contento del suo creato. Dormi mio bambino, che presto giocherai, tra zagare e peperoncino, tra cedro e mandarino. Ti cresceranno le ali, volare tu potrai, su quella bella terra, lontano dalla guerra. E allora, io prima di commentare con Fabio questa canzone, vorrei anche sapere un po' i vostri commenti, ecco, opinioni su questo che io definisco. Sì, Fabio. Ci sei? No, stavo interpellando gli altri miei due colleghi, scusa, per sapere i commenti su questa canzone, Emilio. No, io mentre stavo andando a un certo punto ho esclamato: che bella mamma mia, cioè ovviamente l'avevo già ascoltata, però la cosa meravigliosa è come Fabio sia riuscito a fare praticamente a farci vedere un dipinto meraviglioso della Calabria, ma soprattutto è bella la visione che dà della nostra terra. Intanto appunto come questo approdo per chi scappa da situazioni, soprattutto di guerra, sì, da situazioni diciamo terribili più delle volte, e magari può servire a noi calabresi a rivalutare quello che è questa punta di stivale, perché forse i primi a trattare male la Calabria noi, e non solo. Quindi, la Calabria, dobbiamo cominciare da noi, sì, secondo me, e noi calabresi non siamo diciamo i migliori promotori della nostra regione tante volte, per cui secondo me Fabio va ringraziato per questo pezzo che ha un valore altissimo a mio modo di vedere. Pasquale? È fantastica, c'è da provare in tutto il commento di Emilio. In più, a riprova di questo, contro ogni regola radiofonica, sono già un paio di puntate che rimandiamo lo stesso brano. Sì, questo è vero, ho dato atto. Io invece volevo chiederti, però, il commento di Fabio. Ah beh, certo. Io volevo solo dire questo, che sono d'accordissimo su una cosa che è stata detta, che avete detto adesso. Noi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, e sono noi abbiamo le colpe principali se le cose non vanno come dovrebbero andare in Calabria. Dobbiamo fare autocritica e non dare la colpa all'esterno, ai piemontesi, il nord, eccetera, eccetera, eccetera. Prendiamoci le nostre responsabilità di come viene trattata la Calabria e dell'immagine che noi diamo della Calabria. Non c'è nessuno che sta lì a dire i calabresi sono briganti, i calabresi sono questo. Siamo noi che diamo questa immagine all'esterno, è colpa nostra. E condividiamo assolutamente in pieno questa tua opinione. Io ti chiedo, stando sempre su questa canzone, come mai tra tutti i generi che tu anche hai prodotto nei vari album, nei vari concerti, per questa canzone è proprio un genere tipo Ninna Nanna, a me ricorda molto, sì, questo, come mai? Sì, guarda, no, devo dire, l'ho detto anche altre volte, che così mi ricollego a quello che dicevo prima, che io mi viene un'immagine e poi devo fare la colonna sonora di questa canzone. Sono stato ispirato da una bella foto di un fotografo che vive a Roccella Ionica, che si chiama Elio Carrozza, in cui lui ritraeva questo siriano che durante tutto il tragico tragitto ha tenuto stretto ed è riuscito a portare fino a Roccella Ionica questo oud, questo strumento arabo molto bello, e questa foto mi ha ispirato tutta questa immagine. Ho immaginato questo genitore, questa persona che cercava di tranquillizzare il proprio bambino durante anche le tempeste, durante questa traversata, e quindi ho avuto l'ispirazione da questa foto, e poi è un effetto domino in cui ho immaginato appunto una Ninna Nanna, insomma. E poi anche chi non ha visto il video, io invito chiaramente a vederlo. Siriku vuol dire anche Baco da Seta in calabrese, giusto? Quindi sì, anche il video, sì, che ritrae appunto questo Baco da Seta che poi prende il volo. E poi
altro... si ricollega al fatto che noi importavamo appunto fino a qualche decennio fa dalla Siria, sì, esatto, importavamo il baco da seta che appunto proveniva dalla, dalla Siria. Tra l'altro 2000 visualizzazioni in 10 giorni, complimenti anche, anche sì, per sì, questo. Devo dire che sta andando bene, tocca, insomma è una storia che tocca. Assolutamente, e poi chiaramente molto attuale. Io tra l'altro, scusa, visto sì, che prima si diceva, no, dell'immagine della Calabria, la Calabria almeno sotto il profilo dell'accoglienza ha senz'altro un'immagine migliore rispetto a molte sì, altre parti d'Italia. Poi in questo caso c'è stata anche Recosol tra... Sì, sì, sì. Tra i promotori, insomma, e i progetti di accoglienza in Calabria, al netto di qualche situazione che c'è stata anche recentemente, comunque in genere funzionano abbastanza bene. Su questo sicuramente ci facciamo una bella figura, ecco, diciamo così. Sì, è un fatto da raccontare questo. C'è, accade questa cosa nella nostra regione, in particolare insomma nella Locride arrivano costantemente questi poveri disperati e c'è chi se ne occupa, c'è chi se ne, se, si cura di, questi, di queste persone. È un fatto che ho raccontato anche per dire appunto che la Calabria è capace anche di questo. Bravo Fabio che hai detto una cosa, hai detto persone e non migranti, perché sono persone. Sono soprattutto. Sono persone. Assolutamente, persone. Poi io voglio dire, non c'è da fare assolutamente nessun paragone, ma io sono stato un emigrante, perché i miei genitori sono stati Gastarbeiter in Germania per 27 anni, cioè lavoratori ospiti, e noi ci siamo trasferiti diverse volte. Appartengo a quella generazione ancora della, dei pacchi di cartone e delle valigie di cartone con la corda, e viaggiavamo su questi treni strapieni di siciliani, calabresi e pugliesi su e giù tra Italia e Germania, e questa storia dell'emigrazione a me ne subisco le conseguenze, insomma è in un certo senso sempre un dramma l'emigrazione, ma comunque, come appunto dicevi tu, si tratta di storie di persone, e in questo caso io ho proprio voluto pensare esclusivamente a questi bambini che poveretti durante questa traversata chissà come si devono sentire. Infatti. Tornando per un attimo alla musica, Fabio, io il tuo stile non saprei bene come definirlo, però anche se tu fai parte della scena musicale calabrese, che sei molto distante, direi, dal tipico dalla tipica musica folk proprio di questa terra. Questo almeno a me mi fa apprezzare molto di più Fabio Macagnino, perché va oltre, sia per i testi e sia per la musica. Io questo credo che sia più una tua scelta proprio di vita che musicale, o sbaglio? Esatto, hai detto la cosa giusta. Io non mi sento non mi sento periferia di niente e di nessuno, non mi sento periferico, mi sento oltre che calabrese, italiano ed europeo, con tutte le mie capacità culturali di cui sono capace. La Calabria mi ha dato la possibilità di fare una serie di cose, mi sono laureato, ho fatto un dottorato di ricerca, ho studiato teatro, ho studiato musica con grandi e bravissimi musicisti, e questo mi ha dato la possibilità di sentirmi un berlinese, un parigino qualunque, nel senso buono del termine. Non mi sento ai margini dell'Europa, il mio stato d'animo è uno stato d'animo completamente... è veramente europeo, lo dico con molta convinzione, e quindi è, come dici tu, è uno stile di vita, e la mia musica riflette questo stile di vita. Ecco, ma quanto invece credi che sia fondamentale il tuo genere, antifolk in generale, e quanto potere credi possa avere in questa terra? Cioè, ma anche il potere di sensibilizzare questa società, che molte volte vediamo anche, siamo costretti anche a tapparci il naso per la puzza che deriva anche da fatti spiacenti, scandali, corruzione, per non parlare dell'andrangheta anche. Sì, io penso che la musica e l'arte in generale non possano cambiare la società, questa è la mia visione, non è pessimismo, è che effettivamente penso che ad altri spetti il compito
di muovere quei meccanismi affinché la nostra regione possa mettersi al passo con altre regioni, altre realtà. Io penso che la musica possa ispirare, essere compagna di stati d'animo, ispirare stati d'animo in alcuni momenti della nostra vita, e questo è già molto. Però effettivamente io penso che noi dobbiamo tutti quanti sforzarci di creare un altro scenario, e ognuno con il suo, io con la musica, chi con il teatro, chi col cinema, dovremmo mettere ognuno a disposizione della nostra tessera del mosaico affinché si smetta di pensare a noi, affinché noi stessi smettiamo di pensare a noi stessi come portatori di quella cultura che in qualche modo ci descrive. Dobbiamo smettere di pensare a noi stessi come venditori di induia, di sagre, di mangiare il soglio. Che Dio le benedica tutte queste cose, che nessuno ce li tocchi, però dobbiamo andare un po' oltre. Ci dobbiamo cercare... emancipare. Come? In un certo senso ci dobbiamo emancipare. Emancipare, voglio dire, abbiamo anche noi, abbiamo l'acqua e il gas nelle case, voglio dire, abbiamo internet, le chitarre elettriche, ecco, non abbiamo soltanto le zampogne e le melanzane sott'olio. Ecco, dobbiamo forse fare un passo avanti rispetto a questa cultura folcloristica, cultura un po' bucolica che esatto. comunque ci contraddistingue. Ascolta Fabio, insomma il tuo album sta per arrivare, esattamente diciamo quale sarà il giorno, quando uscirà insomma di preciso, ma soprattutto quale sarà il filo conduttore di tutto l'album che si chiama Bioma? Allora, non so esattamente la data, ho deciso di prendermela con calma, di fare un lavoro rilassato. Sto registrando nello studio di Francesco Loccisano, ce la prendiamo con molta calma e non sappiamo se lo vorremmo pubblicare prima dell'estate o a questo punto dopo l'estate. Quindi il filo conduttore sarà, cioè non c'è un unico filo conduttore, l'unica cosa che per ora è certa è che ho deciso di scrivere più canzoni in italiano e qualche canzone in dialetto calabrese, e comunque continuare su questa sperimentazione che ho già cominciato nel mio secondo album di invenzione di parole, cioè di parole che si influenzano a vicenda. Io sto cercando da tempo una sorta di europanto e esperanto, non so come, tra un'influenza tra le varie lingue che si modificano a vicenda. Molto interessante chiaramente questo tuo progetto, che seguiremo chiaramente aspettando anche l'uscita dell'album Bioma. Ti faccio l'ultima domanda, perché ho detto prima in apertura, sarei a Bovalino sabato alle 7 al Caffè Letterario Mario Lacava. Vedremo un reading Fabio Magagnino, ascolteremo qualche pezzo anche del nuovo album. Ci puoi anticipare qualcosa di quello che sarà questa serata? Sì, farò il reading leggerò dei brevi passaggi del mio libro Pai de Jasmine Coast, e commentato poi dalle mie canzoni. Però credo che farò anche qualche brano nuovo. Naturalmente tutto dipende dall'atmosfera che si crea. Io sono molto ottimista e contento di venire, perché a Bovalino ho un piccolissimo pubblico che mi segue con affetto e credo, sono convinto che si creerà un'atmosfera di convivialità, per cui non farò scalette, insomma so che ci sarà un dialogo tra me e il pubblico, per cui potrà succedere di tutto quella sera. A me piace quando non ci sono scalette. Anche a me, noi non abbiamo mai la scaletta, per esempio. Siamo abituati a questo. Fabio, non mi resta che ringraziarti, ci ascoltiamo un tuo ultimo brano, ci ascoltiamo Festa, che non è tra gli ultimi brani tuoi. Ma comunque è uno di quei marchi di fabbrica, direi, di Fabio Magagnino. Grazie, sì, fa parte del mio primo CD, è un cavallo di battaglia che spesso mi chiedono nei concerti come bis.
Vedremo anche se ci sarà questo cavolo di battaglia sabato al Caffè Letterario. Io ti ringrazio Fabio per essere stato con noi, una buona giornata e a sabato. Grazie a voi e spero presto. Ciao. A presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sta bella festa si fice, si faci, un mare si leva pure gli santi, per quattro giorni a finire gli chianti, con mala sorte, con mala smentura, versami sempre e senza paura. Ah, vieni pure il fuoco, ah, sangimi per un poco, ah, il fuoco lo sputamo. Avevo ma ballavo con terremoti, con guerra, con pace. Sta bella festa si dice, si faci. Il mare si leva pure le sante, per quattro giorni a finire gli chianti. Con mala sorte, con mala sventura, versami sempre e senza paura. Ah, vieni pure la morte, se leva lo fiore nero. Ridavi forte forte, sti parole in pace a te. Con terremoti, con guerra, con pace. Sta bella festa si dice, si faci. L'umare si leva pure le sante, dopo tu giorno a finire le chianti. Con mala sorte, con mala sventura, versami sempre e senza paura. Poro la morte, sì, leva lo sciurimeo. Ah, gridavi forte forte, sì, parole in pace a te. Con terremoti, con guerra, con pace. Sta bella festa si dice, si faci. Con terremoti, con guerra, con pace. Sta tarantella si dice, si faci. Con terremoti, con guerra, con pace. Sta bella festa si dice, si faci. Con terremoti, con guerra, con pace. Sta bella festa si dice, si faci. 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 Si faci, si faci. Si faci, si faci. Si faci. Radioattivamente, Radio Venere attiva la tua giornata.